Ciao a tutti della Beche. Oggi faremo un sacchetto porta cioccolatini o porta caramelle o porta ovini, in questo caso vicino Pasqua, con il musetto di un coniglietto. Facilissimo, eh? Ma veniamo subito alla realizzazione. Allora, l'occorrente è ferro da stiro, la colla a caldo, della stoffa di due colori, anzi tre, bianca, fantasia e un colore contenuto nella fantasia. Poi vi servirà del cotone più fine, questo è un tipo tovagliato, questi qui sono tipo tovagliato, questi qui. E del cotone più fine per fare la testa del coniglietto e le orecchie. Questo qui sarà uguale al fiocco, quindi questa stoffa qui sarà uguale alle orecchie uguale al fiocco. Poi vi servirà la colla a caldo e della flisellina termoadesiva, quella che si attacca con il ferro da stiro. È una media consistenza, sarà un 50 grammatura o 40, 50-40 di grammatura. Poi dell'imbottitura sia così che piatta. Poi la macchina da cucire e basta, non ci serve altro. Ha un nastrino per fare questa cosa qui. Un nastrino. Partiamo subito con tagliare dal cartamodello che è questo. Tagliare la stoffa, questa è la stoffa, vedete, questo è il cartamodello per la stoffa. Taglieremo tutte e due le stoffe, quella tinta unita, quella fantasia e anche la flisellina. Questa, ora non lo vedete perché è tutto bianco, questa è la flisellina, vedete, è un po' lucidina qui alla colla, dalla parte lucida. Quindi tagliamo tutti e tre gli strati e cominciamo con attaccare la flisellina sul retro della fantasia, in questo modo. La parte con la colla, che è un po', lo vedete, più lucidina, va sul retro della stoffa fantasia. Prendiamo la nostra mini asse da stiro e stiriamola per bene. Mettiamola ben pari, oppure la potete mettere anche più grande e poi la potete pareggiare dopo che l'avete attaccata. Si tiene un po' fermo il ferro in modo che faccia presa la colla, il ferro sempre a secco, mai a vapore con la flisellina. Ora io attacco a questo e attacco a quell'altro. Una volta stirata la flisellina sul retro della stoffa, andiamo a rifilare qui se vedete che ci sono delle sbavature, perché delle volte quando si stira un pochino cede oppure era un po' stropicciata la stoffa, stirandola si è un po' allungata la, nel senso la flisellina. Pareggiamo per bene che sia tutto uno strato, praticamente tutto un tessuto. Questo è importante, se poi lo cuciamo per bene non torna al lavoro. Io rifilo tutto per bene. Meglio tagliare la flisellina un po' più grande e dopo pareggiarla che farla prima, perché magari si sposta e quant'altro. Ecco fatto. Tutto, ah, qui mi è rimasto un pochino qui. Ecco qua. Allora, ci troviamo in questo modo. E queste sono quelle bianche. Questa sarà la fodera. Cioè la fodera, poi vedrete. Allora, si mettono dritto con dritto queste due facce, diciamo. Si va a cucire qua, qua e qua. Mettiamo ben pari i due strati. Basta appuntarli anche pochino perché essendo un po' rigidi, poi vanno a posto da soli, eh. Ora punto dritto avanti e indietro fino qua, poi punto dritto avanti e indietro fino qua e qua lo stesso. Cucio queste tre. Allora, ho cucito queste tre parti, ora metto una mano dentro e faccio combaciare questo taglio che ci troviamo qui. Mettiamo pari, mettiamo gli spilli e andremo a cucire qui, sia di qua che di qua. La cucitura la mandiamo una da una parte e una dall'altra, così qua l'abbiamo mandata
verso la mia sinistra, qua la manderemo a sinistra e questa dalla parte opposta. Per non trovarci lo spessore sempre uguale. Ora cucio qui. Ah, non vi ho detto le cuciture tutte di mezzo centimetro, sia qui che poi sull'altro modulo che faremo, eh? Quindi mezzo centimetro anche qui, avanti e indietro, punto dritto, avanti e indietro alla fine e all'inizio. Vado. Eccoci, se vedete qualcosa, almeno. In questo modo. Vedete? In questo modo faccio anche quest'altro, eh? Ecco qua, vi trovate con questa specie di sacchettino già pronto, eh? Ora con l'altro strato di stoffa, quello tinta unita, in questo caso quello panna, facciamo la stessa cosa. Mettiamo se ha un dritto, dritto con dritto. Questo non ha un dritto, quindi è uguale. Rimetto gli spilli qua, qua e qua e vado a cucire qua, qua e qua. Sempre lo stesso mezzo centimetro come abbiamo lasciato qui, eh? Vado e cucio sempre uguale. Ora metto la mano dentro e allargo qua, faccio la stessa cosa come abbiamo fatto lì e cucio questi spazi che ci troviamo aperti, eh? Questa specie di tagli. Sempre anche qui, avanti e indietro quando parto e poi tutto dritto. Ho cucito anche questo, identico a questo. Ora cosa facciamo? Mettiamo questo, lo mettiamo a dritto, così. E lo andiamo ad inserire dentro a questo, quindi avremo questo infilato dentro a questo qua, vedete? E sarà comunque, dovete tenere presente questa cosa, dritto con dritto, vedete? Questo è il dritto, dovrà combaciare col dritto. Quindi uno lo lasciamo a rovescio e uno lo addirizziamo. Lo mettiamo bene pari qui. Facciamo combaciare le cuciture. Ecco qua, in questo modo i due strati. Ora andremo a cucire tutto intorno e lasceremo aperto circa quanto la vostra mano, così. Saranno 8-10 centimetri. Quindi metto degli spilli anche qui per tenere ferma la stoffa che combaci bene cucitura con cucitura. Se questa l'ho mandata verso qua, questa la rimanderò verso qua e questa al senso opposto. E metto gli spilli anche di qua, la stessa cosa. Metto magari anche un po' qui nel mezzo e vado a cucire tutto intorno, punto dritto. Se tante volte arrivate a fare questo lavoro e vedete che quella sotto vi rimane più larga rispetto a questa, cosa fate? La rilevate e qui fate la cucitura un po' più profonda. Questa cucitura qui che abbiamo fatto. Se tante volte vedete che una è più larga e una più stretta, non c'è problema, c'è sempre il rimedio. Fate una cucitura più profonda e rimediate. Ora io vado a cucire tutto qui intorno, eccetto questo pezzetto dove ho fatto il segno. Vado. Se la macchina ve lo permette, potete togliere il braccetto. E potete cucire in questo modo. La mia lo permette e io faccio così. Farò meglio. Parto da dove ho fatto il segnetto, faccio una cucitura di mezzo centimetro anche qui, prima faccio avanti e indietro e giro tutto intorno. Sempre lo stesso mezzo centimetro di altezza la cucitura. Il punto sempre 2,5, 3, vabbè, è indifferente quello, eh. E vado tutto intorno. E mi rifermo dove avevo fatto il segnetto. Ora posso rimettere questa.
levo tutti gli spilli, ci mettiamo il buco e attraverso questo buco ha risvolto quello dove abbiamo cucito qui, vedete? Attraverso questo foro addirizzo tutta la nostra sacchettina, bustina, cestino. Aiutatevi pure con qualcosa. Ora io però questo lo voglio far andare dentro a quello bianco, quindi non importa che lo addirizzi, lo infilo dentro a quello bianco così. E ora lo vado a sistemare bene all'interno. Qui dobbiamo piegare e dobbiamo mettere uno spillo qui dove abbiamo lasciato da cucire. Cioè questo è un cestino che c'è già anche in un altro paio di miei tutorial, però non c'era il coniglietto, quindi ve lo rifaccio vedere. Così. Ora, questo poi decidete voi se lo volete bianco davanti oppure bianco all'interno. Io preferisco così. Qui c'è un filo. Ecco qua, l'abbiamo risvoltato. Qui ho appuntato dove c'era da cucire. Ora faccio una cucitura qui proprio in cima, in modo da chiudere anche questo qui che abbiamo lasciato aperto. Mettete degli spilli se volete, tirate bene fuori dalla stoffa qui. Ecco qua. Allora, rilevo il braccetto, lo dovevo aver lasciato tolto. Infilo qua e faccio un punto dritto tutto in cima proprio a chiudere anche questa apertura. Potete fare anche un punto lungo, quindi c'è un po' doppio, aiutatevi perché non scorre. Mi buco come non mai. Qui ce n'è doppio per aiutare un po' la macchina. Ecco qua, bella e fatta la cucitura in questo modo, vedete? Togliamo i fili e ora lo andremo a risvoltare e faremo una rovescia in questo modo, vedete? Questo poi potete decidere voi se lo volete più alto o più basso. Questo l'ho ripiegato un bel po', sta a vostro gusto poi farlo più o meno profondo, che più lo risvoltate e meno profondo viene il cestino. Il cestino diciamo che è pronto, Questo intanto lo faccio un po' più alto di quello. E ora dobbiamo fare il coniglietto da attaccare come questo. Allora, il cestino è pronto, lo mettiamo da parte. Dove li metto? Di qua, così si vedono e non danno noia. Allora, prendiamo la stoffa di cotone bianco. In questo caso, tipo il cotone per darvi un'idea, quello tipo lenzuola. Allora, io ho tagliato la sagoma della testa e ho lasciato un margine di mezzo centimetro. Ora, però, io devo farci. Questo l'ho fatto tutto con la pentola. Sì, con la pentola, scusate, con la penna cancellabile. No, via. Con la penna cancellabile, questa qui che va via con il calore. Però prima di fare, vabbè, lo faremo dopo, vai. Perché qui io prima ho cucito questo triangolino appunto zigzag, però possiamo metterlo anche di feltro con la colla a caldo e via senza cucirlo, se, altrimenti mi viene un po' troppo complicata la faccenda. Allora, ho tolto gli spilli, ma in realtà non andavano tolti perché ora dobbiamo cucire tutto intorno dove abbiamo fatto il segno, eccetto questa parte qua. Vedete che io a questa parte qua ho lasciato più stoffa rispetto alle altre parti, perché più stoffa lascio e
e più sono avvantaggiata per ripiegarla all'interno quando avrò imbottito la testa, perché ora andremo a cucire da qua fino qua, qua fino qua. Questo lo lasciamo aperto sul segno, bisogna cucire. Punto piccolo e andate piano perché le curve devono venire precise, altrimenti non verrà la figura bene della testa del coniglio. Quando arrivate sulle curve, ago giù, alzate il piedino e poi girate la stoffa in questo modo, ago giù, giro un po', vado avanti, ago giù, giro, alzo il piedino, giro. Io ho impostato la macchina che mi si ferma sempre con l'ago giù, altrimenti lo mettete giù manualmente. Andate piano perché gli angoli sono importanti, le curve sono importanti, se no non viene la forma che deve venire. Ora faccio dei taglietti qui sulle parti un po' stondate perché tornerà meglio poi a risvoltare. Quasi tutto intorno, fateli. Non tagliate la cucitura, mi raccomando, state attente. Attraverso questa apertura vado a risvoltare. In questo modo. E ora andremo ad imbottire con l'imbottitura quella questa qui, non quella piatta, quella normale. Ci vuole un po' di pazienza, però poi se si parte si fa presto, eh. Fatelo bello imbottito, non esageratamente però, che non sia vuoto, insomma, voglio dire, riempitelo più bene. Allora, ho imbottito e poi a modino ho messo colla a caldo e l'ho chiuso qui dove era rimasto aperto. Ora dobbiamo fare gli orecchi. Gli orecchi prendiamo la sagoma degli orecchi, il cartamodello. Ora questo è carta velina, è più piccolo, vedete? Io ho fatto il segno del cartamodello sulla stoffa e ho cucito sul segno. Ho messo i due strati di stoffa per farvi capire questa stoffa sottile, tipo quella da lenzuola uguale a quella che abbiamo usato per la testa, e ho cucito sul segno e ho messo prima di cucire un po' di imbottitura piatta, questa qui da circa 1 cm. Ora vado a eliminare quella in eccesso, come ho fatto qui, taglio quella rasente rasente alla cucitura per bene in questo modo e poi andrò a risvoltare gli orecchi. Ecco qua. Ora mi aiuto con qualcosa. Andiamo. E andiamo. Ecco qua. Ah, ho fatto delle piccole incisioni qui in tutto intorno alla curva qui, eh. Ta 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 ta. Tutte qui per bene. Ritorniamo a noi. Addirizziamo gli orecchi, faccio vedere uno, poi l'altro faccio da sola. In questo modo andiamo a stirare un pochino, così. Tiriamo fuori a modo qui tutta la puntina, eh? Ora sì. Va bene, e ora andremo a prendere la stoffa rosa che abbiamo ritagliato, quella l'interno dell'orecchio, che è quest'altro cartamodello. Vedete, sono due gli orecchi.
1 e 2. Questo qui e questo. Io li avevo spillati per tagliarli due insieme. Questo ora lo andiamo a mettere qui e andiamo a fare un punto zig zag tutto intorno al quello rosa, alla stoffa rosa. Anche sempre il filo bianco va bene. Oppure possiamo fare anche un punto festone. Se avete una stoffa come questa che non sfilaccia, anzi, questa è proprio in poliestere, ci si potrebbe fare anche questo lavoro in questa stoffa qui. Si può anche, questo è poliestere, quindi si blocca proprio la sfilacciatura intorno, in questo modo. Lo faccio anche di qua. Così faccio un punto festone che a me piace molto il punto festone. Per questi lavoretti qui mi piace proprio. Ho trovato questo tessuto in poliestere, per queste cose è l'ideale. Vado, faccio in questo modo. Ora questo lo dobbiamo piegare davanti, però ne leviamo un po' in questo modo di stoffa e anche di imbottitura. Così facciamo, guardate. Facciamo questa piccola incisione, perché questo lo dobbiamo piegare così. L'imbottitura magari tagliamola, ci dà anche un po' fastidio. Lo dobbiamo piegare in avanti, in questo modo. E facciamo una cucitura. Proprio grossolana così, anzi, ancora prima ci si mette un po' di colla. Tanto ora non andrà più cucito. In questo modo e si piega così. Tanto poi andrà incollato al cestino e non si vedrà niente. Senza punti nascosti e quant'altro. In questo modo, non vi preoccupate se è spreciso, tanto poi andrà incollato. Quello che si vedrà sarà la parte dietro. Quindi lo faccio anche questo, come vi ho detto, tagliamo un pezzetto davanti, in questo modo. Così. E lo andiamo a piegare in questo modo. Con la caldo. Così. Ora preoccupiamoci della testa, che va decorata, ci vanno fatti gli occhi, il naso e la bocca. In carta modello vi metterò questo schema qui, così vi potrete regolare. Ora, come si fa a individuare tutte? Bisogna fare un po' a occhio. Mi sono collata tutte le dita. Va bene, le levo dopo, via. Non ci posso stare con la colla nell'unghia. Allora, questa è la testa, quindi dobbiamo. Se non vi sentite sicure, lo fate prima con la penna cancellabile e poi ci andate sopra con il pennarello. Allora, io mi immagino. Prima fate quelli di sinistra e poi quelli di destra. Sopracciglia, no, via, sono andata stortissima. Facile, così, eh? Tac e tac. Poi dobbiamo disegnare il triangolino e poi un po' più grande magari. La penna cancellabile aiuta tanto per queste cose. Poi tac. Ta e ta, ta, ta e ta. Ora prendiamo un pochino di panno Lenci scuro da mettere qui in questo triangolino che sta a simboleggiare il naso. Questo, così ve lo mostro. In questo modo, vedete questo triangolino? Questo lo prenderemo il panno Lenci e ce l'attaccheremo. Ho preso il panno Lenci grigio perché secondo me ci sta bene grigio. Lo inizio ora questo panno Lenci. Questa roba leviamo. Basta proprio un triangolino striminzito. Si prende l'angolo del panno Lenci e ci si taglia proprio così. Tac. E ora si aggiusta. Qui bisogna essere un po', come si dice, un po' occhio. Bisogna avere occhio per queste cose. Ecco,
Io direi che così va bene. Allora, intanto incolliamo il naso, eh. Tac. Così. E il naso è già pronto. Se volete fare un punto festone a mano, ma non ve lo consiglio perché sulla colla al lago non c'entra nemmeno morto. Allora, ora si fanno, si prende il pennarello apposta da stoffa. Questo è un 2 mm e questo è un 5. Allora, col 5 faccio le sopracciglia. Così. Di qua e di qua. Tanto ho la guida della penna cancellabile, quindi sono avvantaggiata. Poi faccio gli occhi, ma non li colorio tutti dentro gli occhi, lascio uno spicchio bianco da una parte, che sarà la stessa che lascerò anche a quest'altro, in modo che si vede che guarda di là. In questo modo. E ora dipingo, disegno anche i baffi con questo, tanto bello sottile. Di qua. Direi che siamo a posto. Ora con il ferro tolgo se c'è rimasto un po' di cancellabile. Qui e qui. Ecco la nostra faccina del nostro coniglietto. Ora pensiamo al fiocco davanti, questo fiocco qua. Allora, prendo la stoffa. Ah, non vi ho detto un po' di misure. Un po' di misure, chi lo vuol fare senza cartamodello, sono queste. Allora, questa faccia alla base misura 10, 10, sì, 10, e l'altezza è 9. Le orecchie sono 11 e mezzo e la base è 4, qui nel centro 5. E quest'altra la fate un po' più piccola, tipo 1 cm più piccola intorno e la trovate. Il cestino misura 18 per 22. Ora pensiamo al fiocco. Semmai ve le scrivo, non con questo. Allora, 20, 22, vediamo, ve lo ridico a modo. 22 da qua a qua, e qua abbiamo detto 18. Vedete? Mica tanto. E questi quadratini da togliere sono di 3 e mezzo. 3,5. Io penso che l'abbiate visti. Va bene, pensiamo al fiocco. Il fiocco invece dovrà misurare 18 per 11 e mezzo. Aspettate. Diciotto per 11,5. E ci siamo. Ora la parte più corta con la parte più corta e andiamo a cucire qui. Ah, facciamo una cucitura dritta fino qui, poi qui lasciamo aperto e un'altra fino qua, tipo 1 cm di spessore. Ecco, magari se mettevo il punto dritto era quasi meglio. Ho lasciato stare il punto festone. No, via.
Ma sarò pasticciona, ma sarò. Allora ripartiamo. Poi lascio aperto e faccio l'altro pezzetto. Ora vado a unire così e questo lo metto nel centro, la macchinatura, questa qui, nel centro e vado a cucire qui. E anche dalla parte opposta, anche di qua uguale. Diciamo che siamo quasi alla fine, eh? In questo modo, di qua è unito e qua c'è la cucitura. Ora da questa apertura qui andiamo a risvoltarlo. Ecco qua. Ora qui lo andiamo a imbottire un pochino. Così. Bello imbottito, non tanto moscio, via. Lina. Magari nel mezzo non lasciate tanto imbottito. Qui non importa chiudere, tanto andremo a legare. Ora prendiamo un nastrino, in questo caso sempre color panna bianco, insomma, che si rifà. Facciamo un fiocco, proprio senza fiocco, perché già questo è un fiocco. Facciamo due nodi. Ora lì ci ho fatto il fiocco che si vede, ma qui vorrei farlo così. Quindi il nodo lo faccio rimanere di qua, da dietro, e questo lo lascio così. Non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Vediamo. Sì, dai, va bene così. Questo lo taglio. E ora cominciamo a incollare tutto. Questo viene incollato qui davanti, in questo modo. Prendiamo bene la misura che sia bello centrato e incollo così. In questo modo. Siamo un po' fermo che ci si incolli bene. Diciamo che va bene così, dai. Così. Semplice, semplice. La testa del coniglio la incolliamo così che sormonti un pochino qui, tipo 2 cm in questo modo. Vedete, non proprio così, un po' all'interno. Quindi metterò la colla qui e l'andrò ad incollare proprio qui nel centro. Così. In questo modo. Vedete? Tengo fermo che si asciughi la colla e gli orecchi li metterò uno di qua e uno di qua, così. Perché vi ho detto questo non si vedeva, perché questi saranno posizionati in questo modo. Quindi metterò un po' di colla qui, in questo punto qui. E li metterò così. Vedete? E uno di qua. Spingo bene, faccio asciugare la colla. Poi per renderlo un po' più simpatico, uno lo possiamo
piegare in questo modo e mettiamo un po' di colla. Magari per farlo asciugare mettiamoci una specie di pinzetta. Allora, con il pennarello un pochino più grosso, ho ripassato anche i contorni del naso e ho anche sfumato un pochino di nero con il pennarello il pannolenci perché mi sembrava più bellino. Ora, l'ultimo tocco che non l'avevamo fatto prima, ma secondo me ci sta bene, un po' di farde qui sulle guance del coniglietto. Decisamente molto più carino. In questo modo. Ecco qua il nostro coniglietto. Beh, gli possiamo dare un nome, io lo chiamerei Tippi, eh? Coniglietto Tippi è diventato Hippy. Va bene, io ci ho messo un pochino di ovatta dentro, così poi lo potrete riempire di ovetti, di cioccolatini, caramelle. Ci potete mettere anche le uova, Le uova di gallina, eh? Bene, io vi ringrazio di aver guardato il tutorial, vi invito a mettere un like se vi è piaciuto, a condividere, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi tutorial. E vi ringrazio sempre, un bacione dalla Beke. Ciao!